Ciao a tutti e benvenuti nel TG Palestra, un programma socialmente inutile che tratterà delle news della palestra del Papo. Purtroppo è quasi Ferragosto e sono tutti al mare, io non avevo niente da fare, quindi ho deciso di fare questo nuovo format. Sigla! Prima breaking news della giornata. L'invasione dei ragni in palestra, che ormai imperversa 2 mesi ininterrottamente. Il servizio di Ronno Colemani, a te la linea. Sono mesi ormai che una famiglia decisamente allargata di aracnidi si è accampata nella palestra abusiva del Papo. Rani, ragnetti, ragnoni occupano ogni angolo della home gym e non solo. Nei buchi dei dischi, sui manubri, sul tappeto da yoga, non c'è scampo per il Papo che è costretto ad allenarsi con questo inferno d'intorno. Sentiamo ora la testimonianza della madre di questi simpatici ragnetti. Sono mesi che sono sola qua, con ben 200 figli a carico. Mio marito non mi versa il mantenimento da quando l'ho mangiato. E lo stato che fa? Niente. Ora vado a mangiare un po' di mosche, va? Sentiamo ora invece la testimonianza del Papo. L'invasione sono dappertutto, veramente, negli angoli. Nei bui dei dischi, su manubri, dappertutto. Pure il tappetino mi hanno occupato. Pure i pesetti mi hanno occupato, non so come fare. Ho messo pure uno spaventarami, ci ho messo là, che devo facesse tanta paura, invece nulla, l'ho anche aperto le ali per fare un po' più di scena, io nulla, sono sempre lì, strani, non so come fare. Lo Stato cosa fa per noi? Cosa fa? A quelle prossime elezioni voterò il partito e mi pulisce tutta la palestra da queste bestie invasive. Un'altra drammatica invasione, quella della magnesite, che ha invaso tutta l'abitazione. Il servizio di Arnolto Schwarzenegolfo. Una polverina bianca molto simile a una nota sostanza allucinogena, chiamata comunemente magnesite, si sta diffondendo inesorabilmente in tutta la palestra. Sentiamo ora la testimonianza del Papo. Ne dappertutto sta polverina, veramente, da tutte le parti, tutti gli angoli di garage, eppure, guarda, la lascio sempre lì nell'angolo, ne dappertutto, veramente, pure nei cassetti in delle bustine l'ho trovata, si rendete conto? Come se non bastasse, pezzi di magnesite vagano incontrastati in tutta casa, come stamattina in bagno. O mentre stava cucinando al posto del sale, ha trovato la diabolica sostanza. Ma il ritrovamento più improbabile è stato dentro la persona computer, oramai siamo di fronte a un caso paranormale. Se la situazione non accelera a placarsi, il Papo sarà costretto a chiamare la Kappa Fantasmi, Scooby-Doo e Dylan Dog tutti insieme, spendendo una cifra astronomica. E dopo 2 mesi dall'acquisto, gli anelli da Calisthenics non sono ancora stati montati. Il servizio di Claudio Pensarossi. Semplici anelli di legno con delle cinghie nere da legare ad essi, questi sono gli attrezzi impossibili da installare che ormai stanziano inerti appoggiate alla rack da più di 3 mesi. Il Papo ha così deciso di provarli a usare in modi alternativi, come volante di Mario Kart per Wii U e PlayStation 4 o come aureola, visto che siamo ormai in odore di santità, per questo povero martire. Inoltre ha provato a usarlo come hula hoop per il braccio ed altri esercizi con obiettivi ancora ignoti, o come orecchino, ma purtroppo è troppo pesante, e ancora come un noto gioco da spiaggia. Alla fine ha deciso di farla finita impiccandosi, ma per fortuna l'anello era troppo stretto per la sua capoccia gigante. Il TG si è concluso, andate in pace e ci si vede nella prossima edizione.